Benvenuti in Consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Giampaolo Arduini. Le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. Riforma del sistema di protezione civile europeo e gestione delle politiche comunitarie nel post-Brexit. Sono i temi approfonditi dal presidente Giuseppe Di Pangrazio davanti ai rappresentanti del Comitato Europeo delle Regioni riuniti a Bruxelles. La cancellata che separava l'emiciclo dalla villa comunale dell'Aquila non c'è più. Cade così l'ultima barriera prima della completa riconnessione tra i due spazi. Via Jacobucci sarà la cerniera che unirà definitivamente il Palazzo del Consiglio regionale alla piazza che ospita il monumento dei caduti aquilani. I consiglieri del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi e Pietro Smargiassi, hanno presentato una proposta di legge per il recupero e il reimpiego dei medicinali inutilizzati in corso di validità, al fine di abbattere la spesa farmaceutica sostenuta dalla Regione. Per il consigliere di Forza Italia Mauro Febbo, le convenzioni firmate dal presidente D'Alfonso non hanno valore, mancando coperture finanziarie, cronoprogrammi e certificazione degli uffici. Donato Di Matteo traccia il bilancio all'indomani del passaggio del Giro d'Italia. 3 giorni di sport, allegria e valorizzazione delle bellezze del nostro territorio e del popolo abruzzese. Conoscere e insegnare il Novecento e il mondo contemporaneo, didattica della storia per una cittadinanza consapevole. È il titolo del convegno in programma martedì 22 maggio alle ore 9 nella sala Benedetto Croce del Consiglio regionale all'Aquila. L'Osservatorio regionale della legalità, nato dall'iniziativa legislativa di Pietro Smargiassi, si è riunito per la prima volta all'emiciclo lo scorso 15 maggio. L'incontro, presieduto dal consigliere Lucrezio Paolini, ha portato all'approvazione del regolamento dell'Osservatorio e all'elezione di Smargiassi come vicepresidente, così come indicato da Giuseppe Di Pangrazio. I consiglieri Sandro Mariani, Lorenzo Sospiri e Maurizio Di Nicola, membri dell'Osservatorio, hanno inoltre contribuito alla pianificazione dei prossimi incontri. Presenti anche il dirigente regionale Giuseppe Di Fabrizio ed il funzionario Lorenzo Cichelli. Compito dell'osservatorio sarà quello di raccogliere segnalazioni di fatti che evidenziano infiltrazioni di organizzazioni mafiose o la presenza di palesi situazioni di illegalità, favorendo l'attività di collaborazione tra enti pubblici e privati. Inoltre si occuperà di vigilare sull'esecuzione a norma di legge delle pratiche post-sisma. In occasione della prossima seduta della Sise regionale, tra i banchi della maggioranza siederà Antonio Innaurato, che entra a far parte del Consiglio al posto del dimissionario Camillo D'Alessandro, eletto alla Camera dei Deputati. Politico di lungo corso, Innaurato ha ricoperto il ruolo di amministratore unico dell'Ater Lanciano Vasto, è stato un funzionario della CGIL e ha indossato la fascia tricolore in qualità di sindaco di Gesso Palena. Che tipo di esperienza porta in aula? Soprattutto il rapporto che ho sempre mantenuto con la popolazione, con i cittadini, con gli amministratori, con i sindacati, diciamo la capacità di dialogo. Questa differenza vorrei marcarla, cioè ritrovare il consenso attraverso la capacità di aggregazione e di consenso che guardano agli interessi di un territorio, non di una piccola parte. Io sento alle mie spalle la montagna madre. Al mio orizzonte vedo il mare, però diciamo ci sono tante colline, quindi uliveti, ci sono vigneti e soprattutto c'è una importante area industriale dove io mi sono formato, dove io ho dato tanti anni della mia vita e che mi hanno dato l'opportunità anche di essere qui oggi in Consiglio regionale.